un esercito di quasi 3.400 soldati, desiderosi di guadagnarsi un posto al sole nel sistema produttivo del paese, armati di buona volontà, intraprendenza e coraggio. Sono le start-up italiane, giovani realtà economiche, frutto dell'entusiasmo di imprenditori che il lavoro non lo cercano, lo creano. Di startup nel nostro paese si parla dal 2012, con entusiasmo maggiore, verso quello che si può definire un fenomeno importante, economico, occupazionale quanto sociale. Alessio Rossi, membro del Consiglio di Presidenza di Confindustria, delegato per Nuova Imprenditorialità e Restart. Le startup in Italia hanno reso l'iniziativa imprenditoriale molto più vicina ai giovani italiani. È stato un bene anche per la diffusione della cultura dell'imprenditorialità. Ma cosa serve oggi per creare una startup? Arcangelo Rociola, giornalista di Startup Italia. In primo luogo occorre avere una buona idea, un buon team e soprattutto occorre che appunto la buona idea abbia un potenziale disruttivo nel mercato, capace di far crescere la startup velocemente. Un'idea innovativa, unita ad un team di lavoro preparato e con competenze differenziate. È questa la miscela speciale che sostiene Beagle, startup di sviluppo di applicazioni social. Mauro Di Giacomo, socio fondatore di Beagle. La startup Beagle è nata un anno e mezzo fa dall'idea di due matematici. Insieme hanno deciso di avviare il progetto di lavorare sulle app. Inizialmente dovevano essere app per l'e-commerce, dopodiché il progetto invece ha iniziato a sviluppare delle app che avevano una dimensione più social. Tanta mobilità e un occhio sempre rivolto al mercato. È questo che si richiede alle startup italiane nella quotidiana battaglia in un universo di rischi. Aprire sta diventando molto semplice, anche in Italia fortunatamente. Tenerla in vita resta molto difficile. Ad una startup serve una buona idea, un buon team, ma servono soprattutto dei fondi, dei venture capitalist capaci di supportare, di credere in quell'azienda, di investire dei soldi, ma per poter raggiungere grandi numeri mancano investimenti più grandi. In questo momento in Italia manca quello. Noi finanziamo molte startup, ma per poter raggiungere grandi numeri e quindi per poter raggiungere le dimensioni di grosse aziende mancano investimenti più grandi. Cosa può fare il nostro paese per promuovere le sue startup? Alessio Rossi. L'Italia deve cercare di fare sistema, perché ci sono tantissime valide iniziative che però vanno in ordine sparso, non c'è una regia e questo purtroppo danneggia l'ecosistema delle startup. Fare rete e creare un sistema protettivo ma flessibile per vincere le difficoltà di un mercato troppo spesso sordo a innovazione e idee originali. Mauro Di Giacomo, Startup Beagle. Le difficoltà principali sono quelle di non avere un sistema che favorisce e recepisce la capacità di innovare delle startup. Intendo un mercato che è abituato a ragionare in maniera molto tradizionale. Eppure, lo sguardo sul futuro è ottimista, positivo, come l'imprenditore che guarda la sua startup e alle tante capacità del paese che la accoglie. Secondo me questa è una fase più interessante rispetto al passato, perché c'è la consapevolezza che il nostro paese può rilanciarsi se riesce effettivamente a favorire l'innovazione, l'imprenditorialità, l'autoimpiego, le tante capacità che il paese esprime. Noi l'abbiamo visto, insomma, con la nostra esperienza.